Questo è il governo delle banche, questo è il governo dei banchieri, è il governo dell'alta finanza, è il governo degli speculatori internazionali. Siamo qui perché riteniamo che il decreto attuativo del provvedimento che emana questo nuovo ISE sia assolutamente iniquo, e più lo leggo più mi rendo conto che è mirato proprio a affossare i disabili, a riportarli nella povertà e a riportarli indietro soprattutto di 40 anni. Abbiamo il grande timore, se non la certezza, che questo sia solo una prima manovra che faccia passare il principio che sia le indennità che le pensioni siano una ricchezza nonostante l'esiguità delle cifre. Il fatto che dovremo rinunciare tutti ai servizi, dovremo dire allo Stato purtroppo questi servizi non li possiamo prendere perché ci costano, ed è esattamente quello che vogliono, ridurre il costo della spesa pubblica senza dichiararlo, mandare le persone nelle RSA che sono i nuovi lager del 2013 senza dichiararlo, perché se tu dici mando un disabile nell'RSA è antiestetico, ma se dici mando perché sei costretto, allora evidentemente ho commesso un delitto perfetto. Oppure ve ne rimanete nelle prigioni delle vostre case, rimanete lì, rimanete in silenzio, rimanete con quel poco che avete finché scappate, dopodiché finisce lì, i vostri figli saranno tutelati con spese che vanno anche da 400-500 euro al giorno, perché per quelli i soldi li hanno, per l'RSA i soldi ci sono, un'assistenza che costa 6 volte meno, 10 volte meno, non viene data, perché quella darebbe la libertà, quella darebbe l'evoluzione del pensiero, quella darebbe uomini e donne liberi, in grado di ragionare. Perché siamo stanchi di vedere provvedimenti emanati di corsa senza nessuna attenzione, nonostante l'argomento delicatissimo, in un periodo di frenesia e preferie, quando in realtà emanano dei provvedimenti come se stessero svaligiando la casa mentre sei in vacanza. Questo è inaccettabile, bisogna analizzare provvedimenti così gravi e così importanti con la giusta attenzione e con il giusto tempo, e soprattutto ascoltando tutte le realtà. Noi siamo stanchi di essere rappresentati da un potere costituito, da un'oligarchia di associazioni che in realtà non ci rappresenta. Sono 112 le associazioni che hanno aderito a questa manifestazione. Credo che abbiamo il sacrosanto diritto di essere ascoltati e di partecipare a tavoli dei lavori che decidono sulla nostra pelle. Questo nuovo ISEE si compone di franchigie che sono diversificate per categorie, quindi vi sono 5.000 euro per le varie disabilità, 6.500 per i gravissimi, più 1.000 che hanno scritto per badanti, non si capisce che cosa sono. Comunque nel complesso una persona grave può mettere insieme fino a 12.500 euro. Noi chiediamo innanzitutto l'abolizione di queste franchigie, perché le franchigie servono per stabilire la perdita del diritto. Quindi la prima proposta è il mantenimento dei diritti soggettivi stabiliti dalla legge, quindi al di fuori dell'ISEE. La seconda cosa, le pensioni rientreranno, stesso discorso. Le spese sanitarie vengono attribuite come reddito guadagnato. Noi proponiamo che debba essere reddito deducibile, ma non dalla franchigia, ma deducibile complessivamente dall'ISEE, perché quello dà la vera dimensione di quanto una famiglia va a spendere. L'alternativa a questa potrebbe essere, se proprio devono mettere tutto dentro, che vi sia un comma che dica che tutte le spese per l'assistenza sociale, per l'indennità di accompagnamento, per le pensioni e le spese sanitarie debbono essere automaticamente deducibili al 100%. Perfino l'assistenza sociale, quindi l'assistenza domiciliare che viene erogata in molte parti d'Italia, per la prima volta pure quella entra dentro e va a costituire reddito. Quindi significa che in realtà tu, una volta che hai superato le 12.500, in realtà tutto il resto te lo devi pagare, e tutto il resto significa decine di migliaia di euro che le famiglie non hanno. Quindi non franchigie, ma diritti deducibili. In ogni caso abbiamo maturato la coscienza che questo ISEE, con le buone o con le cattive, non lo faremo passare. Se non sarà oggi in Parlamento, sarà domani, rivolgendoci alla Corte Costituzionale.